Leggo qualche mese fa un post in cui si racconta di un viaggio in treno. Un viaggio in treno turbato per quello che riguarda l'estensione del post da una conversazione tra un figlio adulto e una madre al di là del telefono. Il figlio risponde in maniera un po' brusca, secca e alla fine commenta con la persona vicino a lei, in modo non proprio elegante nei confronti del proprio genitore, della propria madre, e che ha scritto questo post stigmatizzava il comportamento del figlio, dicendo che sarebbe stato forse auspicabile trattarli in maniera più delicata e che se potesse ricevere ancora le telefonate della madre sarebbe estremamente soddisfatto. Prendo questo spunto non perché voglio giudicare, non perché voglia tantomeno condannare, non perché voglia additare, ma perché mi serve come elemento di partenza, come materiale di partenza per ragionare un attimo su qual è il punto di partenza dei nostri giudizi, da dove partiamo, da dove ragioniamo e quindi qual è l'errore che tutti possiamo commettere, almeno io parlo per me che io commetto, se voi non lo commettete mi scuserete per avervi coinvolto in questa discussione. Non voglio quindi prendere nessuna parte, voglio partire anche qui raccontando storie per spiegare meglio quello che può accadere nella nostra testa e come possiamo ragionare. Il caffè è più buono se ristretto, forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Perché noi giudichiamo a partire dalla nostra esperienza e ci immedesimiamo, forse anche per paura, in una delle parti. Io amo mia madre. Certo, come tutti i figli, amo mia madre. La vorrei ancora qui? No, assolutamente no. Sono un sopravvissuto. Ha dato la vita a me e poi l'ha tolta ad almeno due miei fratelli per proteggere il figlio unico, perché questo era quello che avevo in mente. Certo, potrei dirmi avvantaggiato da questo aspetto, ma ho perso due fratelli almeno. Sono in cielo e spero che facciano il tifo per me. Mi ha considerato suo possesso con una gelosia patologica. Mi ha dato molto, ah sì, sicuramente, in termini di oggetti, di possibilità, di denaro. Senz'altro mi ha dato tantissimo, tante cose che non avrei avuto forse con dei fratelli. Ha odiato mia moglie, sua rivale, umiliandola in tutti i modi possibili. Persino quando la aiutava mentre stava malissimo, aveva parole di odio violento, alternato ad altre di blandizie totale. Ha fatto preferenze nette con i miei figli. Ha vessato sua madre, mia nonna, con una violenza che spaventa ancora. L'ha menata, l'ha picchiata, le ha rotto un piatto in testa una volta. Ha tradito mio padre, nel senso pieno del termine, e in quello magari ritenuto più romantico del desiderio. E lui avrebbe fatto qualunque cosa per lei, che ha sempre ritenuto un privilegio per lui, un dono. Lei invece era rimasta al fatto, un amore romantico giovanile, che diceva le era stato imposto di sposare mio padre, per farle togliere dalla testa un poco di buono, così lo definiva lei. Uno che ha fatto una brutta fine, così diceva lei. E quindi per lei lui era sempre il piano B, forse anche il piano Z. Ha sempre giudicato tutti e tutto, preteso ogni cosa. Tutto le era dovuto, con quella sensibilità tipica delle persone patologicamente egoiste che tutto riferiscono a sé. Soffro perché sono molto sensibile, diceva. No, soffri perché pensi sempre a te, perché ti metti sempre al centro. Era affetta da quel vittimismo tipico delle persone implose, tristi, che pensano solo a se stesse. Magari con tante ferite sulle spalle, questo non lo posso sapere. Io constato quello che è capitato nella mia vita. Ha occupato tutti gli spazi possibili, mettendo anche a rischio la nostra famiglia. Mi auguro sia in paradiso? Sì, ne ho la certezza. Ma ovviamente continuo a pregare per lei, continuo con tutto me stesso a sperarlo. Rivedere il suo nome sul telefono? No, grazie, era un'angoscia.
Per amare così non basti tu, serve grazia, da soli è impossibile. Io la chiedo tutti i giorni e sempre mi viene data, solo che spesso io non la afferro, io la respingo, io la rifiuto. Per cui capisco benissimo lo sfogo maldestro, cupo, volgare dell'uomo della storia. Comportamento errato? Di sicuro sì, di sicuro sì. Uno sfogo può essere, ma non è un comportamento da tenere. Da qui però a giudicare la persona, beh, mi sembra un atto temerario, tra l'altro un po' borderline, se tu vuoi ritenerti possedere uno sguardo cristiano. Ma il punto che mi interessa, ripeto, non è giudicare, è ragionare. Perché giudichiamo? Già questa sarebbe una domanda, ma vado avanti. Perché giudichiamo partendo dal nostro vissuto, dal nostro mondo, dalla nostra storia, dalle nostre ferite, dai nostri dolori, dalle nostre esperienze, dalle nostre relazioni? Fabio Rosini scrive a proposito della pagliuzza e della trave che noi dovremmo pensare soltanto alla nostra, che appunto è una trave, non perché quell'altrui possa essere solo una pagliuzza, lui fa nomi pesanti, di tiranni, di assassini, ma perché noi saremo valutati sui nostri peccati, non su quelli degli altri. Ecco perché è la trave e non la pagliuzza. Però quanto faccio fatica io a capirlo. Questo per dire che dovremmo forse essere un po' più morbidi nei nostri giudizi, cercando di comprendere, non soltanto quando ci sentiamo romanticamente portati a condividere delle belle frasi o delle belle situazioni sui social, come quella famosa che gira molto di questi tre bambini che in metropolitana stanno facendo un po' di confusione, il padre è distratto, non sembra accorgersene, una signora un po' piccata va da lui e dice: ma non vede che casino stanno facendo, ma non si dà da fare, per sono maleducati i suoi figli. E il padre si scusa dicendo: mi scusi, davvero ha ragione, è che stiamo tornando dall'ospedale dove è morta la loro madre. E allora tutti a intenerirsi. No, magari potremmo farlo per il vicino di treno che ha un momento di scatto, un momento di difficoltà con una madre che può anche essere opprimente e molto difficile da gestire, perché anche in funzione delle sue ferite, io non la sto giudicando, non ho la sua esperienza, io so quello che ha fatto a me. È una cosa un po' diversa e il perdono a lei non ho potuto in nessun modo negarlo, anche volendolo. So però che appunto posso comprendere bene lo sfogo di quel signore in treno. Non vi chiedo di giudicare uno o l'altra posizione, vi chiedo di mantenere dentro di voi quest'idea, questa storia, per vedere come i nostri giudizi sono basati sul nostro vissuto e spesso non sono affatto oggettivi. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbeats, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me/caffè con Paolo, senza l'articolo mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi, telegram.me/paolopugni. Grazie e alla prossima puntata.